come intellettuali hanno il solo dovere di attendere, con l'opera dell'indagine della critica e le creazioni dell'arte, a innalzare parimenti tutti gli uomini e tutti i partiti a più alta sfera spirituale, affinché, con effetti sempre più benefici, combattano le lotte necessarie. Quel tipo di messaggio e di pensiero è vivissimo nel terzo millennio. Anche oggi si vivono i nuovi genocidi. Nel Novecento c'erano Auschwitz e Dachau, oggi c'è il Mar Mediterraneo, che è diventato il genocidio del terzo millennio, nel quale tantissime personalità politiche e intellettuali sono moralmente complici. E credo che l'insegnamento di pensatori come Croce è quello di schierarsi quando ci sono brutture, storture della storia, realtà opprimenti, e quindi io lo interpreto come un anelito alla libertà, all'autonomia, al coraggio e al lottare, come in quel manifesto che è stato letto dai ragazzi del Genovese e del Vittorio Emanuele poco fa. Il 150° anniversario della nascita di Benedetto Croce sarà ricordato con vari appuntamenti ed un programma che metterà in luce l'attualità del suo pensiero ed il rapporto con la città di Napoli. La prima iniziativa oggi a Palazzo San Giacomo, dove è presente un busto del filosofo ora corredato da una targa. Una cerimonia commemorativa con la partecipazione dei due licei cui egli fu personalmente legato, il Genovesi e di Vittorio Emanuele. E siamo stati, penso di poter dire, l'amministrazione che più ha fatto cose straordinarie e innovative intorno a Croce. Vorrei ricordare il Maggio dei Monumenti che abbiamo dedicato a storie e leggende napoletane, o l'altra bella cosa, sempre presa da storie e leggende napoletane, che fu I Palazzi dei Fantasmi, che è un capitolo di storia e leggende napoletane. Qui abbiamo organizzato, abbiamo perfino trasformato Croce, mi permetto di dire, in un attrattore turistico-culturale, cosa che penso sia molto nell'ispirazione di Croce. Credo che l'impegno per ricordarlo è quello di essere uomini liberi, pensare con la propria testa e impegnarsi nella vita pubblica attraverso quei principi di etica e di moralità che Croce, come tanti intellettuali del Novecento che hanno vissuto o sono nati a Napoli, ci hanno tramandato.